Credo che la parola divertimento sia la cosa fondamentale in questa operazione che voi avete fatto. Io ne sono stato vittima, ma felicemente complice in qualche modo, perché poi il meccanismo di questo racconto prende. La realtà è che quello che più mi ha incuriosito è uno se lo comincia a chiedere dall'inizio dove vanno a parare, no? Perché cominciano un po' a seminare, seminano. E si vede, no? Però poi il godimento, diciamo, che è proprio questo, quello di vedere le diversi fili che loro cominciano a intessere e seguirli e poi cominciare a vedere che si toccano, che non solo si toccano, ma che poi questi fili vengono visti una volta da una parte, una volta da un'altra, a volte vengono seguiti e raccontati quasi oggettivamente, a volte invece entrano dentro, ne raccontano in soggettiva. Quindi è come una piccola cattedrale del racconto che si costruisce piano piano, con i pilastri, le colonne, e poi le guglie, poi ci mettiamo anche un bel rosone al centro, e poi però da qualche parte tutto questo deve andare a parare. E va a parare, perché il racconto via via sedimenta, cioè non si limita soltanto ad accumulare, che poi sarebbe un'operazione anche a un certo momento in poi a perdere. La direzione c'è, anzi una direzione, questo è un ulteriore elemento di piacere nel leggere il racconto, faccio un po' di marketing. Grazie, no, vabbè. È quello di scoprire che l'incrocio c'è, ma non si capisce bene poi se questo incrocio è veramente quello o veramente sta da un'altra parte, perché c'è anche appunto questo elemento di ambiguità che poi lentamente diventa la cifra del racconto. Stai un po' da una parte, ma poi ti accorgi che potremmo stare da un'altra parte. E credo che nessun mestiere come questo, mestiere solo parola mestiere, ma la uso dal punto di vista tecnico, non c'è nessuna gradazione di valori in questo, anzi credo che la mestierità sia un valore da recuperare in qualche modo, perché rimanda a una competenza che si ha. Ecco, dicevo, questo mestiere poi ha delle regole, queste regole poi possono essere benissimo buttate via, però le regole ci sono. Allora, queste regole poi prevedono degli arnesi per maneggiarle, e se si legge questo libro ci si accorge che dentro ci sono tanti arnesi. Io credo che il loro piacere poi, cosciente o meno che sia stato, non è fondamentale saperlo, è proprio questo, che loro ci hanno messo dentro tanti arnesi narrativi, a volte anche dei trucchi del mestiere, perché poi gli arnesi sono fatti anche di questo, e però poi ci hanno giocato. C'è un altro scarto nel libro che mi ha incuriosito. Oggi sicuramente il posto della scrittura sta da un'altra parte rispetto a dove è sempre stato, un po' perché ci stanno tanti altri posti dove rispetto a questo luogo tradizionale si scrive, ma un po' perché le scritture che stanno in altri posti finiscono per interagire con le scritture tradizionali. E allora qui c'è un luogo che è un luogo, non lo dico proprio come si chiama, insomma un luogo immateriale che fa un po' da idrovora, da grande betoniera del racconto. E mi sembra tutto sommato una felice metafora, non so quanto voluta, ma comunque lo è, del fatto che noi abbiamo a che fare con questa sorta di convitato di pietra che sta lì. Sta lì e tutti i nostri sforzi, comportamenti, tentativi anche di dargli un destino, di dargli una scrittura, la scrittura poi è questa, insomma, mettere in destino delle cose, sono spostati da questa grande cornice nella quale oggi tutto si va ad infilare. Per scoprirlo, qual è questa grande cornice, lo dovete leggere. Grazie. È un libro che è fatto per essere letto. Stavo pensando che se venisse trasmesso alla radio, dico per dire, è già scritto per essere messo in onda. Penso che il racconto, in effetti questo poi deve essere, il racconto è sempre preciso, è sempre, aspira anche a una sua oggettività, perché deve essere convincente. Quindi che cos'è più convincente se non di una descrizione realistica che riguarda sia le parole, i dialoghi, che riguarda anche i comportamenti dei personaggi e anche i personaggi, perché questi personaggi sono tutti precisi, sono veramente da questo punto di vista una Bibbia di sceneggiatura, no? Per usare un vostro termine tecnico che si appropria impropriamente di un caposaldo della letteratura di tutti i tempi. Ma poi invece, qui ritorno un po' alle cose che avevo detto prima,
questo attaccamento molto forte alla descrizione, invece ci si accorge che sta sul vuoto, perché allora approfondendo un po' quello che appunto prima stavo semplicemente accennando, questo ruolo dello scrittore che è stato accennato anche da alcune letture che sono state fatte, è una delle cornici del libro, no? E non è una cornice casuale, se degli scrittori nel loro bisogno, voglia di scrivere, mettono in scena addirittura uno che fa esattamente la cosa che loro stanno facendo, evidentemente ci mandano un segnale, ci dicono che tutto quello che stanno raccontando è sì forte, vivido, evidente, chiaro, distinto, netto, e però al tempo stesso nasce da qualche cosa che invece non lo è. E questo poi forse è il vero segreto della scrittura e del racconto, insomma, no? Cioè la sua grande forza è quella di coinvolgerci in un meccanismo narrativo. Ovviamente ci possono essere tantissimi modi di coinvolgere in un meccanismo narrativo, può essere anche un meccanismo narrativo del tutto, come dire, interno e interiore, non c'è bisogno dei quattro moschettieri per fare un meccanismo narrativo, però la costruzione narrativa è sempre una grande illusione, no? Questo è il vero, secondo me, arcano, no? Cioè stiamo raccontando poi di un palloncino che viene gonfiato, ma è un palloncino che viene gonfiato, e l'aria che ci mettiamo dentro è, come diceva un illustre, fatta della sostanza dei sogni. Qui c'è un elemento, un scivolamento, come dire, di destabilizzazione del testo, perché lo è in qualche modo, perché mettere insieme tre scritture non è facile, forse è facile in una sceneggiatura, forse, non lo so, non è un mestiere che faccio, però sicuramente per l'esperienza che ho della scrittura è molto difficile condividere delle scritture, molto difficile, tanto più credo lo sia a livello narrativo. In questo credo che vi abbia aiutato, provo a ipotizzare, la vostra competenza di sceneggiatori, cioè il fatto che comunque quella è una scrittura che spesso deve mettere insieme, e quindi inevitabilmente è chiamata a conciliare, a compattare, a dare armonia a quello che potrebbe essere anche distonico e magari da un punto di vista personale straordinario, ma per quanto riguarda l'economia della scrittura invece del tutto irrilevante. Un'altra cosa, poi taccio, però è in continuità con quello che stavo dicendo, che questo libro in qualche modo, ed è forse la cosa che a me veramente poi incuriosito di più, mette insieme delle culture di scrittura diverse, e questo è l'aspetto più interessante, perché qui dentro ci sta proprio questa sfasatura continua dei piani narrativi, dei tagli del racconto, ci dice che c'è un lavoro che non appartiene soltanto alla scrittura nel senso tradizionale del termine, ma questa scrittura non avrebbe potuto essere se non fosse passata attraverso l'immagine, il cinema e la televisione, perché il cinema e la televisione hanno fatto un lavoro rivoluzionario sulla scrittura, l'hanno completamente fatta deflagrare, l'hanno ridotta a ritmi completamente diversi da quelli fluviali del romanzo ottocentesco, l'hanno dissestata, sconnessa, scombinata, tant'è che la scrittura della televisione, se ci pensiamo bene, è una scrittura del presente continuo, no? Una scrittura che si potrebbe fare in temporale, avrebbe fatto felice addirittura i surrealisti per questo, mentre invece la scrittura classica è una scrittura che, stando sempre nel presente, sedimenta ai tempi, al senso del passato e il senso del futuro. Ecco, questo loro lavoro di stare nella loro scrittura, che è una scrittura molto presente, perché c'è veramente in questo, mi sembrava di leggere alcune sceneggiature per certi versi, e però al tempo stesso di sforzarsi di tenerla dentro un'architettura di racconto, mi sembra che sia un grande pregio.